che tu da insegnante lo possa raccontare a chi ci sta seguendo, è importante costantemente continuare a farlo lo sport, ecco, non soltanto vivere di rendita, però tanti anni magari di pratica a livelli alti possono aiutare, no? Che sì, dici? Sì, aiutano sicuramente nell'arco di una partita, ti possono aiutare nei momenti importanti, perché sicuramente queste sono persone che sono abituate a vivere lo sport a livelli altissimi, cioè per noi magari inimmaginabili. Cioè, gente che ha giocato davanti a 70-80 mila tifosi, sicuramente su un punto importante non saranno emozionati come potresti essere tu per dirti Eleonora durante la tua prima partita di padel. Ma io, guarda, ti devo dire, non ero molto emozionata, ero molto curiosa, che poi vabbè non è stata veramente una partita, anche se poi sì, ci siamo messi a coppia, abbiamo giocato, abbiamo tentato, peraltro c'era un bambino con cui giocavo di 8 anni che, madonna mia, una cattiveria, sì, me le tirava proprio con una delicatezza che dico, però guarda un po' sto nigno, no, come asset, però insomma dico, ma cavolo, allora... Capisco che è proprio davvero molto molto coinvolgente. Diciamo che c'è tanta curiosità, Lucio, che salta fuori, che salta fuori la curiosità, e insomma questa cosa è bella, no Lucio? Perché sai, quando poi hai la voglia di scoprire, di buttarti su un nuovo sport, in qualcosa di particolare, perché no? Non è male come cosa, che dici? Mai, mai, non si smette mai di imparare, secondo me tutto ciò che ti offre il mondo uno deve provare a farlo. Ma dimmi Eleonora, ma tu quando hai provato a giocare a padel, sì. Qual è stato il colpo che ti riusciva meglio? Ma guarda, battevo molto bene, sì, perché al contrario del tennis la battuta ovviamente è proprio, cioè non è come nel classico tennis, no? La fai rimbalzare, ecco, sì. Per me è più mi rende la cosa più facile, ecco. Poi cosa, è molto soggettivo. Una cosa difficilissima quando giochi a tennis, anche se uno magari non se ne rende conto, è il lancio di palla sul servizio, perché migliore il lancio di palla e migliore sarà il servizio. Invece a padel è molto semplice lanciarsi la palla per servire, perché insomma. Poi a me piace molto la volée, cioè credo che sia proprio un po' una attacco, strategia. Insomma. Ma no. Insomma, ci si prova, però sai, credo che poi molto dipenda anche non soltanto da chi è il tuo compagno di gioco, quanto il fatto le persone con cui ti scontri, no? È chiaro che devi fare un gioco di strategia, Lucio. Poi insomma, ecco, probabilmente il padel è anche molto difficile da raccontare. Per saperlo bisogna viverlo, farlo, giocarci, buttarti a capofitto nelle cose, vedere un pochino quelle che sono le sensazioni, le emozioni che nascono facendo questo sport. Intanto ragazzi di Padel TV che ci vedete, siamo online, io vi invito di nuovamente, lo ripeto, abbiamo Lucio qui con noi, insegnante e maestro quindi di padel, a fare domande, curiosità, e vediamo insomma, magari possiamo fare anche un quiz, Lucio, possiamo fare delle domande, vedere se chi ci sta seguendo è veramente attento a quello che sta accadendo. Intanto vediamo un po' la partita, torniamo a fare un po' di commento su quello che sta accadendo. Lucio, a te la palla. Niente, vediamo un Totti De Rossi già in vantaggio 1-0 sulla coppia Mauri Desideri, servizio Totti. 15-0 Totti De Rossi al servizio, appunto Totti che batte ma non scende a rete molto velocemente. Devo dire che un Totti se la sta, no, ma quando vuole, eccolo, si precipita a rete come uno scatto dei vecchi tempi e chiude con una volée di dritto molto ma molto bene, bravo Francesco. Eccolo qui un altro punto. Beh, Totti insomma non delude nemmeno sui campi da padel, Lucio. Dai, proviamo a fare un pochino, a disegnare un profilo di ogni giocatore che stiamo vedendo adesso nello schermo, Lucio, ecco. E magari diamogli un punteggio da 1 a 10, mettendo un pochino in evidenza quelle che sono le caratteristiche di ogni giocatore. Allora partiamo da Totti. Totti secondo me non sta ancora esprimendo il suo massimo, perché lo vedo molto rilassato, ma secondo me è un giocatore di buon livello. Li ho visti giocare stamattina, devo dire, un giocatore che mi è piaciuto molto, Thomas Locatelli, veramente veramente bravo, molto tecnico, molto mobile, ma anche un De Rossi lo vedo bene. Totti cerca di prendersi la rete con un pallonetto e se la prendono, ma vedo un De Rossi a tutto campo praticamente, anche se giocando a destra lo vedo che cerca di intervenire su tutte le palle. Nel frattempo sono già 2-0.
Come li vedi come coppia? Totti De Rossi, lo raccontavamo prima anche Lucio, perché li abbiamo già visti scontrarsi sul campo centrale, però raccontiamolo anche a chi magari è entrato adesso a vedere questa diretta splendida di padel, di quello che sta accadendo oggi a Pescara, ovviamente terra abruzzese, ovviamente padel mania, questo è il nome del centro di Biagio e Sebastiani. Ecco, che coppia è secondo te, Lucio? Beh, Totti lo vedo dotato di una gran mano, lo vedo... Vedo un giocatore con un buon tocco, De Rossi anche lui buono tecnicamente, molto veloce. E Totti, niente, Totti ha sbagliato un'uscita di parete alta, però vabbè dai, ci sta, ha provato a rischiare, uno sul 40-0, quindi una scelta giusta secondo me. Hanno ancora due palle break per portarsi sul 3-0. Portano sotto rete, non riescono i Mauri Desideri a prendersi la rete, sono sempre loro in attacco, De Rossi e Totti. D'altronde grande coppia di centrocampo della Roma, insomma, dire, no? Ma non loro perché, diciamo, Lucio. Da Juventino lo devo dire, grande coppia. Ho ancora la mano di Totti che fa 4 in una partita. Caspita, ma io insomma la squadra che tifo non la dico, insomma, per professionalità e non posso, perché insomma... Come giornalista e lavorando anche nel mondo sportivo in generale, calcistico in particolare, non mi voglio esporre a riguardo, però, beh, insomma, una coppia assolutamente incredibile. Vabbè, insomma, mi sono rovinato la carriera da giornalista, non lo potrò mai fare, vabbè, giusto? Dai, ci sono tanti lavori nel mondo, Lucio, poi tu stai continuando con la tua carriera da maestro, da insegnante, che poi sai, insegnare è comunque una missione, no? Soprattutto poi anche in ambito sportivo, lasciando un attimino da parte quello educativo, che per l'amor del cielo è assolutamente importante. Ecco, il fatto di formare anche degli sportivi, di ascoltare, quanta psicologia c'è nell'insegnamento? Tanto, per, secondo come me è più capire la persona che hai davanti che il fatto di insegnare. Comunque, io quello che dico sempre, un buon maestro di tennis, di padel, di calcio, che sia qualsiasi cosa che sia, deve riconoscere la persona che ha davanti, conoscere le sue qualità e cercare di non essere standard, ma di cucire un movimento che si addica alla persona, perché è quello il difficile, è far trovare bene una persona durante la sua attività e cercare di farla migliorare. Poi i campioni sono pochi, la fortuna di allenare un campione secondo me non è da tutti. Ok, ecco Lucio, allora abbiamo visto un pochino Totti, De Rossi, abbiamo delineato un pochino quelli che sono i loro profili, no? Come giocatore di padel, chiaramente, anche se sappiamo che insomma un'attinenza calcistica, se vogliamo, si può traslare e rimane. Ma arriviamo a parlare di Mauri e di Desideri, ecco, come li vedi nel campo? Li vedi ben inseriti? No, li vedo bene, ma li vedo un po' troppo sulla difensiva, insomma non riescono a mandare indietro la coppia Totti, De Rossi. Ecco, adesso ci sta provando Mauri, ma Desideri non lo segue e niente, continua a rimanere in attacco loro, i due centrocampisti della Roma. E quindi vediamo... insomma li vedi ben inseriti anche Mauri e Desideri? Sì, un po' troppo sulla difensiva, vedi, cercano di prendersi la rete, ma niente, Totti e De Rossi non la mollano, stanno sempre lì pronti all'attacco per chiudere il ecco, punto. Ecco, Mancini non ne vedo, sono tutti ovviamente... La racchetta la tengo nella mano destra, quindi quello di cui parlavamo poc'anzi, in riferimento anche a chi tiene la racchetta sulla sinistra, perché chiaramente Mancino può essere un buonissimo connubio, no? Per poter attaccare. Certo, certo, indubbiamente. Ci scrivono, chissà, in questo torneo. Cassano no, Cassano non c'è, però ragazzi rimanete con noi perché ce ne sono tanti altri. Adesso intanto vorrei dire niente di meno che Totti, De Rossi, Mauri e Desideri, quindi insomma direi che il quartetto è molto, molto interessante. Cassano commenterà le prestazioni dei suoi colleghi questa sera sul canale di Bobo Channel. Insomma abbiamo anche Bobo Vieri, ovviamente, vedi, Bobo. Ci scrivono Bobone, esatto. Proprio in tema della vita da bomber, chiaramente il padel forse ci ricorda anche che cos'è fare una vita da bomber, nel senso più bello del termine, perché davvero è inclusivo e ci racconta e noi stiamo continuando a raccontarvi. Lucio D'Agasso, insegnante di padel, e io Eleonora Rossi che vi accompagniamo in questo venerdì 20 maggio qui in terra abruzzese, veramente molto molto soleggiato. Ma adesso ci siamo anche un po' ambientati, Lucio, sì, che dici? Sì.
ci siamo abituati a questo caldo quasi estivo, direi, anzi estivo. Che dici tu, Leonora? Ma io direi che è arrivata una botta di calore a maggio non indifferente. Pensa che l'altra volta stavo facendo una chiamata di lavoro, una call, a un certo punto il telefono non funziona più, no? Troppo caldo? Caspita, si è spento e mi dice iPhone si deve riattivare. Quindi poi ho chiamato e ho detto guarda, mi devi perdonare ma il telefono si è spento, no? Che sennò sembrava fossi maleducato ad aver buttato giù la chiamata. Invece proprio così, e stavo sul mio balcone serenamente in quel di Milano e un caldo veramente indicibile, veramente veramente forte. Ecco, ora altra domanda che ti voglio fare a proposito di clima, Lucio: quanto è impattante, quanto insomma cambia poi anche quella che è la prestazione e il clima, no, quando si giocano queste partite, ma anche nel tennis possiamo raccontarlo, quanto influisce? Beh, indubbiamente quando c'è molto caldo è più faticoso giocare, però credo che alla fine questi siano atleti che direi che impatta molto su una partita di padel quando c'è vento. Quando c'è vento devo dire che influisce molto su una partita, però questi, ti ripeto, secondo me sono ex atleti, sono abituati a fare fatica e... Caspita, il vento quindi il vento può impattare, ma dai, come mai, Lucio? Raccontami un po', fammi degli esempi. Siccome questo è uno sport che prevalentemente per prendersi la rete si gioca il pallonetto a questi livelli, insomma, alzare un pallonetto con tanto vento, insomma, non è semplice. Bisogna essere un po' giocatori da golf e calcolare dove andrà a finire la palla. Insomma, però bisogna veramente guardare i dettagli e guardare tutte quelle che sono le condizioni anche esterne, no? Direi proprio di sì. E andiamo avanti, continuiamo a vedere questo match nel campo numero 2 del campo sportivo Padel Mania, quello centrale che state vedendo con noi, carissimi amici di Padel TV, Totti De Rossi, coppia contro l'altra coppia, Mauri Desideri. Come stiamo andando, Lucio? Com'è stiamo il punteggio? Raccontiamo che vedo un Mauri Desideri in riprese, che si portano sul 3-2. Un Totti De Rossi in crisi, insomma, però credo che adesso va al servizio Francesco Totti. E da buon capitano saprà portare la squadra sul 4-2. Almeno batte Totti, aspetta. Sì. Sì, batte Totti, batte il capitano. Insomma, poi voglio dirti, Lucio, sembra essere il padel anche uno sport abbastanza meritocratico, per così dire, nel senso che proprio ci si butta e proprio si va. Sì. Una volta formata la coppia si cerca di crescere insieme, insomma. Certo. Allora abbiamo un po' di domande. Allora, ecco, ci chiede Lucio: quali sono le regole o gli accorgimenti per un ottimo servizio? Beh, un ottimo servizio secondo me deve essere fatto o vicino al vetro in modo tale da mettere in difficoltà l'avversario sulla risposta, ma secondo me un buon servizio è al centro, perché quando tu batti al centro, insomma, dai la possibilità al tuo compagno, al tuo avversario, di avere poche possibilità di angolare la palla sulla risposta. Qui alla fine conta molto arrivare vicino alla rete e cercare di dominare il punto. Quindi secondo me io opto spesso per il servizio centrale, probabilmente sbagliando, non lo so, però a me piace servire così. Vabbè, poi diciamo che anche una scelta molto, molto soggettiva. Lucio, grazie per le delucidazioni che ci dai. Adesso, Lucio, ci salutiamo un momento, ma tornerai tra poco a farmi da spalla, perché adesso voglio accogliere Francesco Po di Quelli del Padel, che ci racconterà un pochino quella che è la sua storia in questo mondo, in questo sport, in questo momento. Francesco, benvenuto, eccoci qua. Ciao, benvenuti a tutti. Come stai, Francesco, intanto? Con bene, un cognome molto bene. Particolare, non è come il mio, che è chiaramente molto raro in tutta Italia. Rossi, devo dire che non siamo è tanto diffuso. No, siamo pochissimi, effettivamente ogni volta che dico il mio cognome mi dicono Leonora, aspetta, non ho capito, esatto. Io dico, ma come, Rossi, è un colore, insomma, al plurale. Il tuo è bello, un po'. A me pensano che abbia fatto un verso. Sì. Sembra che... Sì. Poi dico, po' come il fiume. E allora lì riescono a capire. Ecco, allora Francesco Po, Quelli del Padel è questa realtà che è nata non da tantissimo, mi dicevi un annetto, molto seguiti. Un anno e mezzo. Va bene, molto seguiti sui social. Allora Francesco, raccontami un pochino come nasce questa realtà e come parte il tutto, anche soprattutto nella passione che probabilmente avete nel mondo padel. Francesco. Chiaro. Ecco, abbiamo aperto la pagina a dicembre del 2020. Avevamo una passione per il padel che andava avanti praticamente da un annetto. Avevamo iniziato a giocare ben prima. Ci siamo ritrovati in pandemia a dire
cosa non vediamo su Instagram granché per quanto riguarda il mondo del padel. Secondo noi è un mondo molto in espansione, lo è tuttora, e ci siamo buttati, abbiamo detto facciamo questa cosa per divertirci. E poi piano piano in realtà il progetto ha preso forma, andava sempre meglio, e adesso siamo una delle pagine di riferimento per il padel in Italia. Manteniamo come al solito la nostra impronta, che è quella di pagina divertente, però siamo passati anche a fare sponsorizzazioni, organizzare eventi, e siamo molto contenti di essere qua perché la location è spettacolare. Sì, la location è spettacolare, e peraltro, Francesco, sono spettacolari anche i protagonisti. Poi sai, oggi Francesco è una giornata all'insegna anche della beneficenza, perché il ricavato dei biglietti, essendo un evento aperto al pubblico, andrà a un'associazione che aiuta soprattutto dei bimbi che hanno delle problematiche. Quindi, come ho detto prima, quando lo sport entra al servizio della beneficenza è sempre un connubio vincente, Francesco. È un piacere fare del bene, e farlo giocando a padel ancora di più, perché se si riesce ad unire il divertimento a fare del bene, aiutare chi ne ha bisogno, non ci fa che piacere. Ecco Francesco, quindi anche nella vostra realtà organizzazione di eventi, allora chiaramente quella del mondo padel, una crescita, un boom totalmente in espansione, l'avevate immaginato potesse crescere così rapidamente questa realtà? Onestamente sì, ma non così tanto, nel senso che abbiamo notato da subito che fosse uno sport nuovo, aggregante e molto divertente, ma non pensavamo che avesse questa crescita impetuosa e potesse radunare anche così tante persone, perché oggi ci sono davvero tante persone a vederci, e questa cosa non può farci che piacere. Senz'altro, senz'altro sì, perché poi la bellezza, anche hai citato prima Francesco la pandemia, quindi un momento chiaramente di stop forzato per tutti, chiaramente anche il mondo dello sport si è dovuto fermare. E diciamo che adesso forse è uno dei momenti più topici, più particolari, dove davvero si riprende un pochino, no? E quella di oggi è la testimonianza della bellezza di stare insieme, di potersi raccontare e vivere insieme questo momento. È molto piacevole, e devo dire che però senza pandemia forse il padel non avrebbe avuto questa impennata che ha avuto, perché durante la pandemia era uno dei pochissimi sport che si poteva praticare, e questo di sicuro ha favorito la sua crescita. Poi è logico che sarà giocarci in pandemia e giocarci qua all'aperto con tanta gente, tante personalità del mondo dello sport, lo sport lo fa diventare davvero unico. Lo sport lo fa diventare unico. E a proposito di sport, ecco Francesco, adesso voglio chiederti, tu stai facendo il corso per diventare istruttore, quindi una passione che vuoi far diventare una realtà anche nell'insegnamento, no, di questa disciplina. Sì, in realtà ho fatto il corso di primo livello lo scorso anno, adesso sto valutando per fare il corso di secondo livello. E nel frattempo però, col fatto di avere la pagina, un sacco di eventi a cui dobbiamo partecipare, tutti i weekend siamo impegnati e studiando anche nel frattempo, devo dire che bisogna cercare anche di trovare un po' di spazio per se stessi, perché deve rimanere comunque sì un lavoro ma un divertimento, perché secondo me la chiave è proprio questa. Certo, quindi dici che ovviamente col divertimento, con la passione poi che nasce, perché ecco, senza passione, senza il piacere di fare un determinato sport, ecco, fra l'altro magari non ci si diverte nemmeno così tanto, no? Quindi no, questi no. Dici che sono gli ingredienti essenziali, no? Nell'eseguire, nel fare, nel giocare, nel trovarsi insieme in questo sport che è appunto il padel. Basta vedere quanta gente è riuscita a riunire oggi qua a Pescara. Troviamo di tutto, perché troviamo dai giocatori della Roma, giocatori della Lazio, giocatori dell'Inter, giocatori del Milan, che uno pensa in campo super competitivi, ma poi fuori alla fine sono tutti amici, e davvero il clima è spettacolare. È spettacolare. Allora Francesco, guarda, a proposito per il fatto che tu stai facendo il corso per diventare istruttore, insomma, intanto ci scrivono e ci dicono che è uno sport inclusivo per tutta la famiglia ed in crescita tra i giovani, e dicono bravi a chiunque pratica il padel. Allora ti capita di confrontarti con, tu mi sembri molto giovane comunque Francesco, ecco, ti capita di confrontarti con colleghi, amici che insomma hanno più o meno, sono tuoi coetanei e si buttano in questo mondo? Ti capita spesso? Mi è capitato in realtà di avere a che fare con tutte le fasce di età, di fare lezioni sia ai bambini, e lì devi renderlo molto di più gioco, ma anche poi a gente di una certa età che lo vuole praticare sì dal punto di vista agonistico, ma che magari non ha più, diciamo, non è più nel pieno delle sue energie. Devo dire una cosa
che mi ha sorpreso molto ed è un progetto che noi stiamo cercando di sposare come pagina, è quello delle Bionic People, che sono qua presenti anche oggi. Infatti dopo facciamo, appena finiscono le fasi iniziali, facciamo una partita con loro, che sono questi ragazzi che hanno gli arti ricostruiti, e quindi è davvero uno sport per tutti, non solamente bambini, adulti e anziani, ma anche il padel in carrozzina sta prendendo sempre di più piede. Ecco, questo è importante, Francesco, vorrei aprire una parentesi con te anche di come davvero il padel sia uno sport inclusivo anche per chi magari si trova in condizioni fisiche differenti, ecco, diciamolo. Quindi è possibile il fatto di giocare insieme, c'è un equilibrio che si può generare, certo, in questo, sui campi blu. Perché le pareti sono fondamentali, perché a differenza del tennis, una volta che ti supera la palla è ancora in gioco. E questo ti aiuta molto dal punto di vista fisico. Poi è logico che sarebbe sempre meglio cercare di fare le partite equilibrate. Quindi il consiglio che cerco di darvi è quello di, se siete due di alto livello e due di basso livello, di mischiarvi in modo tale che vi divertiate tutti. Intanto sul campo 2 siamo quasi a match point, perché qua abbiamo la coppia Totti De Rossi che sta conducendo 5-3. E infatti Francesco, bravissimo, mi hai preceduto, perché insomma sai che c'è Lucio, un grandissimo insegnante di padel, che mi assiste nel fare il commento tecnico su quello che sta accadendo. Ma ecco, dato che quella è la tua strada, no? Mi sembra di capire che, come poi hai raccontato agli amici di Padel TV, ti vuoi buttare in quello che è il mondo dell'insegnamento per questa disciplina. Allora dai, io ti passerei la palla, Francesco, ti lascio un momento il microfono mentre sto qua accanto a te, ti faccio raccontare un pochino cosa succede nella coppia Totti De Rossi contro Mauri Desideri. Un bel ribaltone questa partita. Un bel ribaltone, perché inizialmente Totti Mauri Desideri conducevano, adesso è davanti la coppia giallo-rossa, Totti De Rossi 5-3, e sono scambi davvero importanti, perché chi fa questo punto rischia di diventare o palla break o di portare effettivamente la coppia Totti De Rossi a trionfare. E poi sai Francesco, una cosa che mi sembra di comprendere, di notare, è che quasi come nel basket vi è un cambio di gioco anche improvviso, no? Negli scambi. Non è detto che ci sia proprio una linea chiaramente sempre equilibrata rispetto a quello che succede nei punti. Ecco, forse la bellezza di questo sport è anche questo, no? Questo cambio, uno dice ma no, io su quella coppia non ci scommetto, secondo me non funzionano. Poi però a un certo punto dalla difesa passano all'attacco, si avvicinano sotto rete e iniziano a fare dei punti clamorosi. È vero, è uno sport molto di testa, e devo dire che questo è più raro da vedere quando si gioca con dei professionisti, perché ricordiamo che comunque gli sportivi a qualunque livello sono competitivi e hanno sviluppato con il tempo il fatto di riuscire a rimanere sempre concentrati sulla partita e, come quello che sta accadendo in questo caso, non mollare mai. Quindi c'è una doppia componente, quella di non arrendersi, perché poi alla fine si va sempre in tempo a rimontare, quella di stare sempre collegati. E questa cosa agli amatori risulta un pochettino più difficile, invece ai campioni dello sport, come è il caso di oggi, riesce molto più semplice. Ecco, quindi guarda qua un po' i punteggi, leggiamoli per gli amici che ci stanno seguendo, che sono collegati su Twitch, sulla nostra Padel TV. Insomma, guarda, davvero un cambiamento importante, perché prima Totti De Rossi stavano davvero spaccando, sembravano quasi irrecuperabili, poi però Mauri effettivamente, con ovviamente anche l'aiuto di Desideri, hanno recuperato, hanno fatto un bel ribaltone, se vogliamo. Hanno recuperato, anche se c'è da dire che chi vince questo punto è molto importante, perché se lo vincesse la coppia Totti De Rossi si porta a match point. Invece, eccolo qua, appena concluso, Mauri ha sbagliato, purtroppo la palla è finita in rete ed è match point. Match point, è arrivato il momento topico, vediamo un pochino che succede. Chiaramente, per chi non lo sapesse, match point è il punto più importante. Esatto, certo, perché quindi se lo vince la coppia che è in vantaggio si aggiudica l'intera partita. Certo. E quindi vediamo un po' che succede, stiamo seguendo con grande entusiasmo, eccoci qua, li vedete, vediamo, abbiamo Francesco Podi, quelli del padel, che commenta qua in diretta con noi quello che sta accadendo, grande imprenditore e grande realtà nel mondo del padel, ma soprattutto anche un ragazzo che si è buttato nella strada dell'insegnamento, adesso è qua con me concentratissimo che sta vedendo quello che accade. Francesco, che certo, succede? Certo, perché la cosa bella poi è avere a che fare anche con gli idoli della propria infanzia, perché per quanto mi riguarda, Totti De Rossi hanno rappresentato la mia infanzia calcistica, e aver avuto il piacere di conoscerli, di scambiarci quattro chiacchiere,
fa davvero capire quanto questo sport sia aggregante. Una cosa che fino a poco tempo fa mi sembrava irrealizzabile, grazie al padel mi ha dato l'opportunità. Si sa che c'è stato un errore nel punteggio che è stato appena aggiornato. Non era match point, adesso è vantaggio Mauri Desideri. Ah, eccoci qua. Allora è cambiato qualcosa e quindi insomma dei cambi. E quindi ci sono stati dei cambi, ragazzi portate pazienza, ma il caldo insomma fa quasi far fatica a gestire tutto quanto. Ma il bello della diretta, Francesco, io anche televisivamente lo dico sempre. Conclusa. Ai ai ai, eccoci, li vedete che adesso escono dal campo, hanno concluso. Allora Francesco, facciamo un commento su quello che è stato questo scambio fra questi quattro grandi personaggi. Devo dire che la coppia Totti De Rossi è una delle più solide del torneo, insieme